avvicina l'appuntamento con il Grand Tour Emilbanca. Domenica 11 luglio protagoniste saranno le terre modenesi e reggiane, con itinerari organizzati tra natura, storia, arte, cultura ed enogastronomia. Nella scorsa puntata vi abbiamo portato alla scoperta di alcuni territori della Bassa Reggiana e oggi tocca invece alla parte collinare. Si parte da Formigine con il suo affascinante castello edificato dal comune di Modena nel 1201 a seguito di una sconfitta da parte delle truppe del rivale comune di Reggio Emilia. A Formigine ci sono diversi monumenti e posti da visitare, sicuramente il principale è questo, appunto il nostro castello e la nostra piazza. Ma non solo, dentro abbiamo un bellissimo parco visitabile e un museo visitabile anch'esso su prenotazione. Inoltre abbiamo recentemente aperto anche la cetaia comunale a Villa Benvenuti, anch'esso è visitabile con un unico biglietto museo e acetaia. Inoltre un altro posto fondamentale da visitare è il nostro parco storico, il Parco della Resistenza Villa Gandini. Lì abbiamo la nostra biblioteca, i nostri ginkgo biloba, che sono degli elementi storici per noi, sono alberi ultracentenari che sono un punto di riferimento per tutti i formiginesi e non solo. Ci spostiamo nella vicina Sassuolo per scoprire il capolavoro di Palazzo Ducale, una delle più importanti residenze barocche dell'Italia settentrionale. Poi siamo in una splendida terrazza dove si vede molto bene tutto il sito archeologico, storico e culturale di Sassuolo. Dietro di me c'è il Palazzo Ducale, la nostra delizia, che merita una visita per mille motivi. Uno, perché è completamente affrescato e adesso, tra l'altro, dopo il Covid è sempre aperto tutti i weekend, dal venerdì alla domenica, orario continuato, e durante la settimana dal lunedì al giovedì su prenotazione. I nostri giardini all'italiana appena inaugurati, che riprendono quelli che erano storicamente i giardini degli Este. E il pezzo forte è sicuramente la peschiera, un gioco d'acqua storico voluto dagli Estense, dove venivano fatte delle correnti, delle battaglie e per gli eventi, veniva mantenuto proprio a livello di giochi d'acqua. Per cui da qua si può vedere veramente tutto. Siamo negli appartamenti stuccati, sono tante stanze e sono uno spettacolo, perché queste erano tutte cornici che un tempo contenevano i quadri, come avete potuto vedere anche prima, quadri dell'epoca. Però questi quadri a un certo punto non ci sono più, queste cornici restano vuote e nel 2001 parte un progetto che chiama sei artisti americani e un artista italiano a pensare delle opere di arte contemporanea sul tema del monocromo, e queste opere vengono pensate apposta per gli appartamenti stuccati, quindi quello che voi potete ammirare qui è un'opera di arte contemporanea in un contenitore storico, il Palazzo Ducale di Sassuolo, pensata apposta per questo contenitore. E chi ha avuto questa idea? Un collezionista, Pansa di Biumo, poi a un certo punto ha deciso di donare queste opere. Accanto a Palazzo Ducale, il santuario di San Francesco in Rocca, che oltre ad essere uno dei più significativi esempi di barocco estense, conserva la reliquia del Santo Tronco, un crocifisso ritrovato in Turchia e ritenuto miracoloso, che in occasione del Giovedì Santo viene portato in processione. Da Palazzo Ducale ci spostiamo ora sulle colline per visitare il castello di Montegibbio. Eh,
è un posto incantevole. Noi vi aspettiamo l'11 per il Grand Tour Emilbanca, qui con il Circolo Boschetti Alberti che curano il castello, curano il parco, potete anche girare nel parco. Avrete belle sorprese, potete visitare, viene aperto per l'occasione il castello e quindi potete fare una visita all'interno, potete visitare la cetaia e poi sia la mattina sia il pomeriggio abbiamo il gruppo dei pittori Cavedoldi di Sassuolo che fa dei laboratori per i bambini e non preoccupatevi per la merenda, per il pranzo, volendo anche per la cena, il Circolo Boschetti Alberti è organizzato per voi. Dalle colline modenesi ci spostiamo ora nelle terre matildiche, nel primo Appennino reggiano, nel comune di Canossa. Qua siamo sulla sommità della Rupe di Campotrera, all'interno della riserva naturale della Rupe di Campotrera. Perché si chiama in questo modo? Perché appunto è una rupe che trae le sue origini da un affioramento ofiolitico, ovvero il magma che sgorgava milioni di anni fa sotto il mare ha costruito questa magnifica conformazione rocciosa fatta a pillow, cioè fatta a coscini, proprio perché immaginatevi la lava che sgorga dal vulcano che arriva dentro l'acqua e queste forme rotonde e così rimane. Quando si farà il tour si vedranno benissimo tutte queste particolarità geologiche, ma dal colore stesso di questo affioramento fiolitico prende il nome quello che abbiamo dietro, cioè la torre di Rossenella, che fa parte dell'incastellamento, della linea difensiva di Matilde e del vicino castello di Rossena. Proprio dal nome rosso, dal colore rosso della roccia prende il nome anche la torre e il vicino castello. Sarebbero ancora molte le tappe organizzate dal Grand Tour Emilbanca, questo è un assaggio, trovate la possibilità di iscrivervi ai vari eventi sul sito emilbancatour.it.